In occasione del convegno organizzato presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania, dedicata alla giornata contro la violenza appunto contro le donne, incontriamo l'onorevole Maria Ricchiuti, consigliere regionale, la quale ci parlerà delle ultime novità inerenti alle leggi messe in campo dalla Regione in merito a questo delicato appunto problema, cioè la violenza sulle donne. Oggi è stata l'occasione qui a Vallo per raccontare un po' l'impegno regionale sul tema, quello che stiamo cercando di portare avanti ormai da 4 anni per sconfiggere, o meglio, per cercare di in qualche modo arginare il problema culturale del fenomeno della violenza di genere. Proprio in questi giorni è attivo un tavolo regionale di cui io sono componente che sta facendo un lavoro di riordino su tutta la materia regionale, tutte le norme che sono state emanate negli anni sulla violenza di genere per comportarle ad un testo unificato, un codice unico che abbia però un riferimento con le innovazioni normative degli ultimi mesi. In modo particolare questo testo unico richiama sì la violenza di genere, ma anche le discriminazioni di genere o quelle motivate dall'orientamento sessuale. E poi, cosa molto importante, tra le novità che saranno inserite in questo codice ci sarà un fondo di solidarietà rivolto non soltanto alle donne vittime di violenza, quindi un fondo proprio economico, perché purtroppo emerge sempre più chiaramente quella che è un vulnus, una carenza della normativa sia regionale che nazionale. Ci sono tante leggi, ma purtroppo le leggi si muovono e diventano efficaci ed esecutive se sono supportate da una copertura finanziaria ed economica. E quindi questo fondo vuole in qualche modo dare un sostegno economico alle donne, alle vittime, sostenendo con contributi le spese, le cure mediche, l'assistenza legale, la consulenza legale anche in giudizio, non solo, ma soprattutto un fondo rivolto anche ai figli delle donne vittime di violenza. Perché? È sempre più chiaro anche dai dati che ci vengono forniti dall'osservatorio regionale sulla violenza di genere che molto spesso le donne non denunciano e quindi non in qualche modo evidenziano il malessere e i maltrattamenti che subiscono soprattutto nei luoghi familiari perché hanno paura dei loro figli. Allora, questo fondo cerca in qualche modo di dare un supporto anche economico per il proseguimento degli studi, ma anche per l'avviamento in percorsi socio-lavorativi.